Giovan Battista San Giorgio fu pittore e scultore siciliano. Nato a Biancavilla il giorno di Natale del 1884, morì il 23 settembre del 1930. Di lui a Catania restano alcune opere decorative di scultura e di doratura dell'organo della cattedrale, nonché i rifacimenti della prospettiva artistica dell'organo di San Francesco all'Immacolata, conservando lo stile rococò e non alterando l'opera così come era stata concepita. Suo è anche il progetto della chiesa Maria Santissima delle Grazie di Castel di Lucio, in provincia di Messina. Inoltre gli affreschi, le statue, i lavori di ebanisteria presso la villa Colantoni di Messina e ancora l'altare maggiore della chiesa del convento Sant'Antonio a Barcellona Pozzo di Gotto. A Biancavilla, sua città natale, l'artista San Giorgio lasciò la sua impronta in diverse opere in cartapesta, prima fra tutte quella del Cristo Risorto. Insieme a lui lavorò all'organo della cattedrale di Catania anche il fratello Salvatore San Giorgio, pure egli artista, che collaborò alla realizzazione. Nato il 3 settembre del 1890, morì a Biancavilla il 10 febbraio del 1968. Durante il periodo fascista, per motivi politici, fu costretto ad emigrare in America. Tornato in patria, lavorò intensamente, soprattutto nei restauri di arte sacra e trasmettendo la sua vena artistica al figlio Dino, che divenne successivamente docente di ruolo di educazione artistica nella scuola media statale Luigi Sturzo di Biancavilla. In occasione della Santa Pasqua vogliamo ascoltare quelle che sono le parole del professore San Giorgio, un ricordo dei fratelli, nonché zio e padre, apprezzati maestri d'arte, che realizzarono dapprima una copia della statua del Cristo Risorto in gesso, custodita nella chiesa di San Gaetano a Biancavilla, e successivamente l'attuale protagonista della sacra rappresentazione della pace, ovvero il Cristo Risorto della Pasqua biancavillese da ormai un secolo. Per poter eseguire l'esecuzione di questo Cristo, che è una figura molto gigantesca e bellissima, si sono serviti da un giovane che faceva il pastore in campagna, che dice che si accontentava di una fiasca, dette parole e sono scritte qua con... di una fiasca di buon vino e stava a posare per i fratelli San Giorgio. Quindi faceva da modello, diciamo così. Benissimo, da modello. Hanno eseguito quest'opera. Nel frattempo la fabbrica si è spostata e se n'è andata a Catania. Catania perché la buon'anima di zio, Giovan Battista San Giorgio, si è sposato. È così che tutto il lavoro iniziato e da completare si è spostato a Catania. Appena l'hanno completato la statua, hanno scritto allora qua al prevosto e hanno detto, e tutti, almeno quelli che sono più grandi di me e che facilmente non ci saranno più, sono andato in processione alla stazione e l'hanno atteso che reveniva da Catania con un furgoncino, un mezzo meccanico, e c'era il corpo bandistico. Allora il maestro Gnagnolo, non mi ricordo com'era, lo sentivo dire, di Biancavilla, il corpo bandistico di Biancavilla, per ricevere la statua e il clero, è stato accompagnato alla chiesa madre di Biancavilla con tutti i festeggiamenti dovuti che si facevano. Se le domando, ma lei ogni tanto, quando vede proprio la statua per Pasqua, il giorno di Pasqua, lei ci pensa spesso al fatto che comunque è opera di suo padre, di suo zio? È altro che... Ci penso spesso di queste... Però è una bella soddisfazione, no? Sì, altro che bella. E questa...
una bella soddisfazione, e in questa giornata di Pasqua la ricordiamo anche in questo modo. Ricordo sempre, e certe volte anche astendo, perché sono da diversissimi anni che non posso uscire per motivi di salute e salute. Comunque, quando sento le campane a festa e tutte queste cose, mi sento pure io un po' ringiovanire, che poi è una pura illusione. Come detto, altre statue nel corso degli anni il maestro San Giorgio ne ha curato il restauro, come ad esempio Maria Ausiliatrice, il Cristo alla colonna della chiesa Santissimo Rosario, il Cristo onorante nell'orto dei Getsemani della chiesa Sant'Antonio, così come anche l'Arcangelo Gabriele, protagonista assieme alla Madonna da Apaci. Nelle sue parole anche una venatura critica nata dopo l'ulteriore restauro in epoca recente. Sentiamo ancora Dino San Giorgio. Il restauro dell'angelo è tutta opera sua. Sì, tutta quanta. Però a distanza di diversi anni, non so e non mi interessa saperlo, perché io non ne faccio una questione di principio artistico per me. Vuol dire che non si sono sentiti soddisfatti, e alcuni membri del comune o della giuria o meno hanno voluto farlo restaurare, però dopo diversi anni. Io l'ho saputo per ultimo, ma non mi sono, ripeto, interessato. Quelli che si sono interessati, mi scusi tra virgolette, ma non faccio i nomi, perché sono fratelli che io ho lavorato con loro. Quando hanno portato quest'angelo restaurato, era identico a quello che io avevo fatto. Rinfrescato, solo rinfrescato dell'attendatura coloristica. Una sola cosa c'era, c'erano le ali fatte colore oro, tutti oro. La gente che mi venivano a trovare in piazza a Roma, ancora ero nelle possibilità di camminare e parlare più speditamente, dice: professore, ma che sono gli angeli fatti in oro? Ma ci sogno uno secondo come lo vedi. E sono rimasti scontentissimi anche gente preparate sul campo dell'arte, tutto uguale a quello che voi avete ripreso, tranne le ali, tutte le ali, dico tutte, dall'innesto delle spalle fino alla punta, tutti colore metallico, oro.